Stavamo uscendo dal manicomio quando in un angolo del cortile vidi un uomo alto e magro, il quale faceva continuamente segno di chiamare un cane immaginario. Gridava con voce dolce e affettuosa: «Cocotte, piccina, vieni qui, vieni bella!» Battendosi la mano sulla coscia, come si fa per attirare le bestie. Chiesi al medico: «Chi è quello?» Mi rispose: «Oh, nulla di interessante. È un cocchiere. Si chiama François. Ed è diventato matto dopo avere affogato il suo cane.» Insistette: «Raccontatemi la sua storia. Le cose più semplici e umili spesso sono quelle che più ci toccano il cuore. Ed ecco la storia di quell'uomo, tale e quale era stata raccontata da un palafreniere, suo collega. Nei sobborghi di Parigi viveva una famiglia di ricchi borghesi. Abitavano in una villa elegante in mezzo a un parco sulle rive della Senna. Il cocchiere era quel François, un ragazzo di campagna, un po' melè, insomma, buono, sempliciotto e facile a essere preso in giro. Una sera, mentre tornava a casa dei padroni, un cane cominciò ad andargli dietro. Dapprima non gli badò, ma presto l'ostinazione della bestia, che gli si era attaccata ai talloni, lo costrinse a voltarsi. La guardò per vedere se la conosceva. No, non l'aveva mai vista. Era una cagna di una spaventosa magrezza, con grandi mammelle ciondolanti. Gli trotterellava dietro con un'aria triste e affamata, la coda fra le zampe, le orecchie incollate alla testa, fermandosi quando lui si fermava, ripartendo quando lui ripartiva. Provò a mandar via quello scheletro di bestia e gridò: «Vattene! Vattene via! Via!» Lei fece qualche passo indietro e si piantò seduta, in attesa. Poi, appena il cocchiere riprese ad andare, si avviò dietro a lui. Finse di raccattare qualche sasso. L'animale fuggì più lontano, fra un grande sballottolio delle mammelle flosce, ma appena l'uomo ebbe girato la schiena, tornò subito. Impietosito, il cocchiere François la chiamò. La cagna si avvicinò timidamente, con la schiena curvata ad arco e le costole che sollevavano la pelle. L'uomo le accarezzò le ossa sporgenti e, commosso da quella miseria di animale, disse: «Andiamo su, vieni.» Subito quella scodinzolò, sentendosi accolta, adottata, e invece di restare alle calcagna del nuovo padrone, cominciò a corrergli avanti. La sistemò sulla paglia della scuderia, poi corse in cucina a prendere un po' di pane. Lei, quando ebbe mangiato a sazietà, si addormentò acciambellata. Il giorno seguente i padroni, avvisati dal cocchiere, gli diedero il permesso di tenerla. Era una buona bestia, affettuosa e fedele, intelligente e docile. Ben presto, però, dovettero accorgersi d'un suo terribile difetto. Bruciava d'amore, da un capo all'altro dell'anno. In poco tempo conobbe tutti i cani della zona, i quali cominciarono a gironzolarle attorno giorno e notte. Divideva fra loro i suoi favori con l'indifferenza d'una prostituta. Andava d'accordo con tutti,
si trascinava dietro una vera muta formata dai più diversi esemplari della razza abbaiante, certuni grossi come un pugno, altri grandi come asini. Se li portava dietro attraverso le strade in corse interminabili e quando si fermava sull'erba per riposarsi le facevano cerchio attorno e la contemplavano con la lingua di fuori. La gente del posto la considerava un fenomeno. Non si era mai vista una cosa simile. Il veterinario non ci capiva nulla. La sera, quando era tornata alla scuderia, la folla dei cani assediava la casa. Si infilavano in tutte le aperture della siepe che cingeva il parco, devastando le aiuole, strappando i fiori, scavando buche, mandando in bestia il giardiniere. Ululavano per notti intere intorno alla costruzione dove abitava la loro amica e nulla poteva deciderli ad andarsene. Di giorno si spingevano fino alla casa. Era un'invasione, un flagello, un disastro. I padroni incontravano continuamente per le scale e perfino nelle stanze botoletti gialli con la coda a pennacchio, cani da caccia, bulldog, cani lupi randagi, tutti sporchi, vagabondi senza né casa né tetto, enormi terranova che spaventavano i bambini. Si videro anche cani sconosciuti in una cerchia di 50 chilometri, venuti chissà da dove, che vivevano chissà come e che subito sparivano. François, non di meno, adorava Cocotte. L'aveva chiamata Cocotte, senza malizia, sebbene meritasse quel nome. E ripeteva: questa bestia è come un cristiano. Le manca solo la parola. Le aveva fatto fare un magnifico collare di cuoio rosso, con una piastra di ottone su cui erano incise queste parole: Signorina Cocotte, proprietà del cocchiere François. Era diventata enorme. Quanto prima era stata magra, ora era grassa, con una pancia gonfia, sotto la quale penzolavano sempre le lunghe mammelle sballottolanti. Era ingrassata tutta un tratto e ora camminava a fatica, con le zampe divaricate come fa la gente troppo grassa, la bocca spalancata a sbuffare, sfinita appena cominciava a correre. Era d'una eccezionale fecondità, sempre incinta, quasi dopo ogni parto. Dava alla luce 4 volte l'anno una sfilza di animaletti appartenenti a ogni varietà della razza canina. François, dopo aver scelto quello destinato a smaltire il latte, ammucchiava gli altri nel suo grembiule di scuderia e, senza impietosirsi, li andava a buttare nel fiume. Ben presto, la cuoca unì le sue proteste a quelle del giardiniere. Trovava cani perfino sotto il fornello, nella credenza, nel ripostiglio del carbone, i quali le rubavano tutto quel che trovavano. Il padrone, spazientito, ordinò a François di sbarazzarsi di Cocotte. Lui, disperato, cercò di darla via, ma nessuno volle saperne. Allora decise di farla sperdere e la diede a un vetturale che avrebbe dovuto lasciarla nella campagna dall'altra parte di Parigi, dopo Joinville-le-Pont. Cocotte tornò a casa quella sera stessa. Bisognava prendere una decisione eroica. Pagando 5 franchi, fu data a un capotreno diretto alle Havre. Doveva lasciarla andare appena arrivato. 3 giorni dopo, tornò alla scuderia, stremata, sfinita, scorticata, senza fiato. Il padrone, impietosito, lasciò perdere. Presto, i cani tornarono, più numerosi e più tenaci di prima.
e una sera che davano un gran pranzo. Una pollastra tartufata fu portata via da un mastino, sotto il naso della cuoca, che non osò trattenerlo. Questa volta il padrone si arrabbiò sul serio e, dopo aver fatto chiamare François, gli disse incolerito: «Se per domattina non avrete buttato nell'acqua questa bestia, vi sbatto fuori. Intesi?» Costernato, l'uomo salì in camera sua per far fagotto, preferendo lasciare il lavoro. Poi pensò che non sarebbe potuto andare in nessun altro posto finché si fosse portato dietro quella bestia fastidiosa. Pensò che era in una buona casa, ben pagato, ben nutrito, e si disse che un cane non valeva tutto ciò. Si esaltò al pensiero del suo interesse. Finì per decidere risolutamente di liberarsi di Cocotte allo spuntar dell'alba. Dormì male. All'alba era già in piedi e, dopo aver preso una corda robusta, andò a svegliare la cagna. Costei si sollevò con lentezza, si diede una scrollatina, si stiracchiò e andò a far le feste al padrone. A quel punto gli andò via il coraggio e cominciò ad abbracciarla affettuosamente, carezzandole le lunghe orecchie, baciandola sul muso, chiamandola coi più teneri nomi che sapeva. Un orologio vicino suonò le 6. Non c'era più da esitare. Aprì la porta. La bestia scodinzolò, comprendendo che sarebbero usciti. Giunsero alla riva e lui scelse un punto dove l'acqua gli sembrava più profonda. Annodò un capo della corda al bel collare di cuoio e, raccolta una grossa pietra, la fissò all'altro capo. Poi prese Cocotte fra le braccia e la baciò con furia, come una persona che si stia per lasciare. Se la stringeva al petto, la cullava, la chiamava: «Mia bella Cocotte, mia piccola Cocotte». E lei lo lasciava fare, grugnendo di piacere. Per 10 volte cercò di buttarla e sempre gli mancò il coraggio. D'improvviso si decise e a tutta forza la gettò più lontano che fosse possibile. Prima lei provò a nuotare, come ogni volta che faceva il bagno, ma la testa, trascinata dalla pietra, andava sempre sotto e lanciava al padrone sguardi smarriti che parevano umani, dibattendosi come una persona sul punto di annegare. Poi tutta la parte anteriore del corpo si immerse, mentre le zampe di dietro si agitavano pazzamente fuori dell'acqua. Infine, anch'esse scomparvero. Per 5 minuti delle bolle d'aria vennero a scoppiare alla superficie, come se il fiume gorgogliasse. E François, sconvolto, sgomento, col cuore palpitante, s'immaginava di vedere Cocotte mentre si contorceva nella melma e pensava, nella sua semplicità di contadino: «Chissà che penserà di me in questo momento quella bestia». Per poco non perse la ragione. Restò a letto per un mese e ogni notte sognava la cagna. Sentiva che gli leccava le mani, la udiva abbaiare. Dovettero chiamare il dottore. Finalmente migliorò e i padroni, verso la fine di giugno, lo portarono nella loro proprietà di Biessart, vicino a Rouen.
Anche lì erano sulle rive della Seine. Cominciò a fare i bagni. Tutte le mattine scendeva insieme al palafreniere e attraversavano il fiume a nuoto. Un giorno, mentre si divertivano a scherzare nell'acqua, François gridò al suo compagno: «Guarda quella lì che se ne va a spasso! Ora te ne faccio assaggiare una costoletta!» Era una carogna enorme, enfiata, spelata, che arrivava seguendo la corrente a zampe in aria. François si avvicinò a nuoto e, seguitando a scherzare, «Cristo, sembra piuttosto stantia!» «Che fetore, caro mio! Non si può proprio dire che sia magra!» E girava intorno, tenendosi discosto dall'enorme animale in putrefazione. A un tratto tacque e la guardò con strana attenzione. Si avvicinò di più, come se volesse toccarla. Esaminò fissamente il collare. Poi allungò il braccio, acchiappò la carogna per il collo, la fece ruotare, avvicinandola a sé, e lesse sull'ottone inverdito, che era rimasto attaccato al cuoio stinto: «Signorina Cocotte, proprietà del cocchiere François». La cagna morta aveva ritrovato il padrone a 240 chilometri da casa. Mandò un grido spaventoso e cominciò a nuotare a tutta forza verso la riva, continuando a urlare. Non appena ebbe toccato terra, tutto nudo com'era, scappò verso la campagna. Era pazzo.